La Fondazione Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila torna nella sua sede istituzionale a Palazzo dei Combattenti. Una cerimonia di inaugurazione molto partecipata ha salutato il rientro dell'istituzione nel centro storico dell'Aquila. È stato fatto un gran lavoro sia dai progettisti che dall'impresa che da tutti coloro i quali hanno collaborato per la ricostruzione di questo palazzo, che è uno dei più significativi esempi dell'architettura degli anni 30 e fa parte di quella porzione di città che ricomprende gli impianti sportivi, la Fontana Luminosa e questa cosiddetta porta del XX secolo o porta nord del centro storico. La ritrovata sede ospiterà anche gli uffici di FondaQ, la società strumentale della fondazione presieduta da Domenico Taglieri. Il palazzo ex casa del combattente, danneggiato dal sisma del 2009, ha subito un intervento durato circa 2 anni che ne ha mantenuto il più possibile inalterata l'immagine storica originaria, gli elementi architettonici caratterizzanti dell'edificio, provvedendo al contempo a un adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale. Meglio conosciuto come Palazzo dei Combattenti, l'edificio fu progettato da Achille Pintonello nel 1933 e si inserisce nell'ambito del progetto della Grande Aquila. Un giorno di festa, i palazzi ritrovati rappresentano comunque per la città un ritorno alla normalità.